Da diversi anni la nostra istituzione scolastica propone agli alunni, soprattutto delle classi terze, quarte e quinte, degli approfondimenti sui valori promossi dalla nostra Costituzione o comunque quei valori sui quali si fonda la convivenza civile. Questo progetto Adottiamo la Costituzione negli anni ci ha permesso di approfondire i temi della legalità, i temi del recupero di chi ha commesso dei reati, ecco, dei tenuti. Diciamo che questa società in cui vivi ti ha, diciamo, disegnato un futuro, in questo caso molto non gradevole per Prostitute, spacciatori, ladri, vecchiette che vanno all'umano con la linea al collo. Si capisce Capito? giustamente Sì. perché. Tu quando cresci in realtà così. L'anno scorso appunto cercavamo un tema che potesse essere in qualche modo di grande attualità e purtroppo ce ne sarebbero tanti e confrontandoci con i colleghi appunto ci è sembrato opportuno proporre ai ragazzi un percorso di approfondimento proprio sul tema della violenza sulle donne. Purtroppo i dati Istat del 2015 ci dicono di un femminicidio ogni 3 giorni in Italia, di 1 milione di donne che subisce violenza in Italia, quindi si tratta di un'emergenza, comunque di un'urgenza. I dati di questo fenomeno ci dicono che è una questione culturale e quindi come tale va affrontata e quale luogo è migliore della scuola, appunto per promuovere una cultura della non violenza, una cultura del rispetto reciproco. E allora, con appunto alcuni colleghi abbiamo cercato di proporre un percorso che potesse permettere agli alunni di approfondire il tema da un punto di vista statistico, dal punto di vista culturale, ma provare anche a fare qualcosa di nuovo. E lì l'occasione appunto è stata data da questo concorso promosso dal Soroptimist Valle d'Aosta, che in qualche modo ci ha consentito di esplorare un terreno fino a questo momento non ancora esplorato, cioè quello della costruzione di uno spot pubblicitario. E quindi lì inizia un po' questa parte del progetto. Beh, il concorso indetto dall'associazione Soroptimist Valle d'Aosta è stato per noi un'occasione per metterci tutti in gioco, innanzitutto per diciamo, utilizzare un altro linguaggio, che è il linguaggio del cinema, grazie a questa occasione che ci è stata data di collaborare con un regista vero, e quindi no, di non fare solo dei semplici filmati con il telefonino, ma veramente di provare che cosa fanno gli attori, che cosa fanno i registi, che cosa fanno gli sceneggiatori. E ci siamo tutti messi in gioco, i ragazzi prima di tutto, che si sono divisi i compiti e sono diventati loro veramente i protagonisti e sono diventati loro gli insegnanti, perché loro hanno scelto, hanno fatto i casting, hanno scelto gli insegnanti, hanno scelto le scenografie, hanno scelto i luoghi. Ed è stato un ribaltamento e quindi anche un esperimento, se vogliamo, didattico importante, che ha insegnato a tutti qualcosa, che ha insegnato anche a noi docenti a metterci in gioco veramente, a collaborare con i ragazzi non solo perché sono dei nostri alunni, ma perché sono delle persone che hanno delle idee a volte diverse dalle nostre, ma che qui sono stati liberi di esprimere. E dal mio punto di vista personale, ma penso anche per quello degli altri miei colleghi, è stato a volte anche imbarazzante recitare delle parti che non sono le nostre e indossare delle maschere che non sono quelle nostre sotto, insomma, decisione dei nostri studenti. Nel realizzare questo spot siamo partiti da una constatazione che la quasi totalità degli spot pubblicitari, anche dei messaggi e delle campagne, sono concepite per un pubblico femminile, viene invitato a ribellarsi a qualsiasi forma di violenza, a denunciare. E chiaramente tutto questo lavoro è un lavoro utile, ma volevamo in qualche modo capovolgere la prospettiva e cioè rivolgerci invece ai ragazzi, proprio perché il problema della violenza sulle donne è un problema generato dagli uomini, quindi il messaggio va indirizzato soprattutto a loro.
E da questa constatazione allora abbiamo provato a immaginare quale tipo di messaggio si potesse lanciare ai giovani ed è stato interessante aprire un dibattito con gli alunni e le alunne della classe, perché effettivamente nel dibattito è venuto fuori tutto l'universo femminile e maschile nel modo di leggere il fenomeno. Quindi è stata una sorta di miniera educativa che un po' alla volta ci ha permesso di esplorare meglio il modo in cui i ragazzi leggono appunto questi fenomeni. Allora, la classe che ha partecipato al concorso e che ha seguito anche il progetto in tutte le sue parti è la terza amministrazione finanza e marketing dell'ISITIP di Barrès e in particolare questo nuovo indirizzo, nato con la riforma del 2010, rivede un po' la vecchia ragioneria, investi nuove, infatti amministrazione, finanza e marketing, che è una parte insomma, che si cerca di sviluppare dal triennio in poi. I ragazzi in un istituto tecnico non fanno solo delle lezioni teoriche, ma tutti gli insegnanti contribuiscono ad esercitare una didattica di tipo laboratoriale, quindi non solo studio sui libri, ma anche i ragazzi che partecipano alle lezioni, con la famosa lezione insomma, partecipata, che imparano anche facendo e non solo. E non solo sui libri, non solo studiando. Questo progetto ne è un esempio, ne sono un esempio anche gli stage che sono stati organizzati proprio per questa classe terza FM, adesso la chiusura del primo quadrimestre, che hanno visto i ragazzi intraprendere un vero e proprio lavoro presso enti pubblici e industrie private della media e della bassa valle. Quindi è un nuovo indirizzo sostanzialmente che vuole rendere i ragazzi più partecipi della loro cultura e dell'insegnamento. Ci fa molto piacere peraltro che questo video premiato appunto al concorso in qualche modo possa inaugurare un bellissimo lavoro che quest'anno stanno facendo tutte le scuole della Bassa Valle in rete. Forse è la prima volta che si è riusciti a costituire una rete che comprenda tutte le scuole. E avrà questo progetto un momento più importante in cui confluiranno tutte le riflessioni e tutti i lavori prodotti durante l'anno, che è il 25 di novembre 2016, giornata nella quale tutti gli studenti usciranno per le strade dei propri paesi con un fiocco bianco che è uno dei simboli della lotta appunto contro la violenza sulle donne. In quella giornata saranno poi chiaramente promossi nei vari paesi, promosse diverse iniziative, ci sarà uno spettacolo teatrale, ci saranno moltissime cose che appunto saranno rappresentate dai ragazzi che su questo tema hanno lavorato. Quindi ci ha fatto anche piacere immaginare già questo lavoro in coerenza con tutto il lavoro che si svolgerà durante l'anno. Più serio, cioè però non è più serio, cioè secondo me dovrebbe scandire un po' di più. Abbiamo unito tutti i nostri pensieri cercando di creare delle scene in cui la violenza sulle donne viene combattuta da un personaggio positivo. Abbiamo scelto sei diversi tipi di scene di violenza in ambiti ed ambienti diversi, differenziandoli anche per i tipi di violenza, verbale, fisica e psicologica. Bisogna tener conto però che nessuna scena finisce con l'atto estremo di violenza, ovvero l'omicidio, nonostante questa venga pubblicizzata. E bisogna anche tenere conto che la violenza sulle donne è più numerosa rispetto a quella che viene denunciata. Sì, se non ci sono qualche...
solo un gioco, dai. Solo un gioco? Ma che fai? Ma non devi rilanciare! Abbiamo accettato la proposta degli insegnanti di trattare la violenza di genere perché è un argomento molto attuale, se ne sente spesso parlare in televisione e sui giornali, e volevamo proporre una nostra opinione su questo argomento. Beh, oltretutto il nostro professore Macarone ci aveva proposto di collaborare con il regista Michele Peiretti e questa cosa ci piaceva, ci entusiasmava molto. E perché pensare di avere a che fare con strumenti e macchine da professionisti era veramente un'esperienza fantastica, e quindi è stato tutto molto interessante poter partecipare a questo concorso. Sì! Il nostro filmato, realizzato sotto forma di spot, si distingue per l'originalità dell'impostazione che sposta l'analisi della violenza dall'ambito femminile che la subisce a quello maschile che ne è la causa. Secondo noi è stata particolarmente importante la scelta di presentare in un'unica scena modelli maschili violenti in opposizione a comportamenti maschili che li contrastano. Riteniamo inoltre che sia efficiente mostrare alcuni comportamenti maschili agli uomini e farglieli percepire come violenza. Ma è ora, niente di che. Beh, dei messaggi non si direbbe. Perché? Cosa hai visto? Dammi il telefono. Ma se facessi la stessa cosa con sorella? Lo spot utilizzato da tutte le scuole durante il progetto Nemmeno come un fiore come video simbolo della campagna contro violenze di genere. Il 25 novembre 2013 tutti gli studenti che frequentano le scuole della Bassa Valle faranno un'uscita sul proprio territorio indossando un fiocco bianco, uno dei simboli contro la violenza sulle donne. Ho commentato la foto di questa qua. Non è possibile, è la pira troppo. Non puoi fare delle foto del genere. Non si può. Ma tu non puoi commentargli sotto così a caso. Ancora conosci, sta giocando a calcio. Vedi di cancellare il commento e non fare lo studio. Contento? Abbiamo scelto di creare noi le musiche perché, essendo un progetto della classe, essendo noi delle musiciste, ci è sembrato opportuno e anche un'esperienza diversa dal solito, in quanto non suonavamo di fronte a un pubblico vero, reale, ma era di fronte ad un microfono, ad un pubblico ignoto, e quindi c'era anche una sorta di preoccupazione, la resa dei suoni diversa. Le nostre necessità per creare al meglio l'atmosfera del video, e abbiamo, per renderlo interamente originale, abbiamo chiesto al nostro amico che fa conservatorio di scriverci le musiche. Ci siamo organizzati la classe tutta nel cast del video, quindi c'è chi ha recitato, chi ha fatto le riprese piuttosto che chi ha montato, e per scegliere i ruoli abbiamo deciso innanzitutto di dare
priorità a chi conosceva il ruolo, era appassionato di tale mestiere, mettiamola così, insomma, chi suonava si è occupato di suonare le musiche, piuttosto che chi è appassionato di fotografia è diventato direttore della fotografia di scena, oppure si è occupato delle riprese, mentre chi era più bravo a scrivere o era appassionato ha scritto i dialoghi. E per gli altri ruoli, quelli che restavano scoperti, abbiamo deciso di dare posto a chi più si impegnava per esercitarlo al meglio. E poi abbiamo dovuto organizzare tutte le riprese. Ci siamo organizzati innanzitutto il lavoro, quindi abbiamo scelto dove riprendere, quali oggetti ci sarebbero poi serviti per la scena, luoghi più adatti, le persone adatte a recitare in un ruolo piuttosto che in un altro, e abbiamo così coinvolto la classe ma anche il corpo docenti. Abbiamo poi scritto i dialoghi e abbiamo cominciato a provare, e poi abbiamo ripreso le varie scene, abbiamo dedicato 4-5 giornate a questo lavoro, facendo anche due esterne, e pian piano abbiamo preso conoscenza dei macchinari e delle varie operazioni necessarie a girare, e quindi i tempi sono diminuiti. All'inizio ci mettevamo un po', ci mettiamo quasi troppo a girare una scena. Alla fine, dopo aver preso tutto il girato, abbiamo montato il video, e con un lavoro abbastanza lungo che ha richiesto molta perizia, alla fine abbiamo ottenuto il nostro video, del quale siamo poi stati soddisfatti una volta averlo visto completo. Durante le riprese di questo filmato eravamo coscienti dell'importanza del messaggio che volevamo veicolare, per questo sentivamo un po' la pressione. Inoltre eravamo curiosi e impazienti di vedere il risultato finale, ma direi che adesso siamo tutti più che soddisfatti. Mentre vedevamo per la prima volta il filmato terminato, eravamo un po' imbarazzati, ma capendo che alle persone che lo guardavano piaceva, ci siamo sentiti gratificati. Ehi, Luis, vieni a fare la foto. Te leggi quanto la che sono nei corridoi. Ok, d'accordo. Oh, Luis, guarda qui. Ho la foto della Roby. Schiacciami il 5. Adesso sì che ci divertiamo. Certo. E che succede? Ciao, Luca. Abbiamo la foto della Roby. Guardala. Ah, sì? E se lo facessero a voi, come rispondereste? Ma è solo un gioco, dai! Solo un gioco? Mazza, sta scappando! Ce ne basta una! Cosa fai? Non pare a correre. Ma dove vai vestita così? È la prima volta che corre sta balena. Ma che? Ma cosa? Ciao Luca. Marzia. Non riesco a fare la fotocopia.
ste donne non riescono neanche a fare una fotocopia. È 5 anni che lavori qui e non sei ancora riuscita a usare questa maledetta macchina, ma è possibile? Ma no, non funziona oggi, tu sei riuscita a fotocopiare? Certo che ci sono riuscito, solo un incapace come te mi potrebbe riuscirci. Che oca. Ciao Luca. Ehi, ciao Antonio, pausa caffè? Sì, buona idea, offro io oggi. Marzia, andiamo a prendere un caffè. Andiamo. Marzia, non Luca. Melissa? Ma è una, niente di che. Beh, dai messaggi non si direbbe. Perché? Cosa hai visto? E dammi il telefono. Ma se facessero la stessa cosa tua sorella? Non succederebbe mai. E poi cosa c'entra mia sorella? Lasciala stare. Cosa pensi di ottenere facendo così? Non impicciarti. Ma lascia stare, bello. Lo dico poi a te. Rischi una denuncia. Non lo so. Ehi, hey, zizi. Ehi, Pedro. Che stai facendo? Ho commentato la foto di questa qua. Non è possibile, se la tira troppo. Non puoi fare delle foto del genere. Non si può. Ma tu non puoi commentargli sotto così a caso. Ancora conosci, sta giocando a calcio. Vedi di cancellare il commento e non fare lo studio. Contento? Ecco, hai fatto una cosa buona. E che comprensione da parte della popolazione. Ma sono incontri che hanno il favore della gente, perché io vedo che poi si capita di ripetere degli incontri. Non sei neanche capace di fare la donna di casa. E vedo che la gente. L'ho presa, sono tornata. Ma cosa succede qua? Ma niente, niente, stavamo solo per metterci a tavola. Taci, stupida. Vai, vai, vai fuori da questa casa. Non sei degno. Chi è l'uomo? È lui!